e vai con questa trave, scendi giù in tombatura per far vedere che questa parte è nell'interno. Spazio del castello, guarda, è vergognoso, è solo una cosa. Adesso mi prendi in questa parte qui, vai da sopra la scala. A far sì che questo atto, a mio avviso, irregolare da parte dell'amministrazione comunale, avendo dato l'autorizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio in discussione, quello di Valentini, ex Palazzo Valentini, quindi impegnasse, dicevo prima, a bloccare i lavori, appunto perché si possa mettere in luce quella parte del castello che ritengo sia la parte migliore. Sì, allora, dal problema dell'isolamento del castello. Qui vediamo rappresentato in questo plastico quello che dovrebbe essere il risultato finale, è vero? Sì. Cioè non c'è più il cinema? Non c'è più il cinema? Bene fare chiarezza sulla situazione. Esiste un piano Morelli e Pastore, un piano che fu redatto nel passato, laddove la volontà politica era quella di isolare il castello e mettere in luce tutta la struttura del castello come un unico monumento che potrebbe esaltare sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista architettonico, diciamo di strutture di un certo valore architettonico, il paese di Mula. E quindi si dette in carico a suo tempo al
a Morelli e Pastore di poter redigere un piano di isolamento del castello. Fu approvato dal Consiglio Comunale la prima, seconda volta, inserito nel contesto del piano regolatore, e questo non avrebbe dato, cioè non può dare la possibilità all'attuale amministrazione comunale di non tenerne conto di quello che è accaduto nel passato, anche perché sono atti ufficiali. Cioè quello che sarebbe stato giusto dare era, e consentito appunto dall'organo tecnico, era quello della manutenzione ordinaria, non certo quella straordinaria, e appunto ne fa. Quindi il problema è questo, sì, cerchiamo di capire ancora meglio, perché non tutti purtroppo riescono a comprendere le vicende, perché non tutti sono inseriti totalmente in queste questioni, soprattutto urbanistiche. Allora, qui si parla, si vede da questo plastico, che il progetto finale tende a isolare il castello. Ci sono queste case adiacenti al castello che, per la verità, in un progetto globale dovrebbero essere abbattute. Il piano regolatore approvato in Consiglio Comunale, voleva dire Enzo L'Insalata, prevede per queste case soltanto concessioni nell'attesa anche dell'abbattimento? Sì, nell'attesa che venga data, cioè che l'amministrazione comunale si faccia carico di questo impegno, di procedere soltanto, di consentire soltanto la manutenzione ordinaria. La manutenzione ordinaria. Invece, che cosa è successo? Che per questo palazzo è stata data invece la possibilità di una ristrutturazione quindi totale. E quindi questo, secondo Enzo L'Insalata, renderebbe più difficile per il futuro l'abbattimento di queste case. È così, ho sintetizzato, perché è giusto per far comprendere. È così, però vorrei puntualizzare questo. Io isolamento è un fatto anche politico, sono responsabilità dell'amministrazione comunale e dell'ufficio tecnico circa la disattenzione, ecco, limitiamo, mettiamo tra virgolette, disattenzione a dover tenere conto di quello che dice il piano regolatore. È un fatto, posso ritenere un fatto politico di responsabilità degli amministratori dell'ufficio tecnico, però ritengo che a questo punto va sollecitato l'opinione pubblica sul diritto della proprietà del cittadino molise. Al di fuori dell'abbattimento di tutti gli edifici c'è un discorso di occupazione di spazio demaniale. Come tu ben sai, la proprietà demaniale non è usucapibile nel tempo, per cui può essere recuperato in qualsiasi istante. Poiché vi sono stati degli abusi da parte di questi fabbricati, e in particolar modo in questo fabbricato laddove si è dato l'autorizzazione alla ristrutturazione, esiste una parte demaniale stata letteralmente assorbita da parte della struttura. Quindi andrebbe demolita, anche perché prima di andare via dall'amministrazione Maggi c'è stato un incarico all'allora direttore dei lavori per l'eventuale restauro del castello di procedere alla rivalutazione dei diritti di proprietà da parte del comune di Mole su questi abusi edilizi che erano stati perpetrati nel tempo. Quindi questa noi abbiamo voluto rappresentare questa problematica. Adesso attendiamo risposte dall'ufficio tecnico, dall'amministrazione comunale. Come mai è stata data questa licenza, questa concessione per la ristrutturazione di questo fabbricato? E questa è la domanda, e noi attendiamo risposte. Avvocato, dovrei dire anche un particolare. Abbiamo fatto delle riprese sul posto, laddove è evidente l'abuso che è stato fatto e l'occupazione di spazio demaniale. Su questo non ci sono dubbi, e mi domando se può essere sufficiente da parte del proprietario aver dato, forse con suggerimento di qualche tecnico, di qualche politico, di sottoscrivere un documento in presenza del segretario comunale laddove dichiarava che l'eventuale dimostrazione da parte dell'amministrazione comunale sul diritto di proprietà su alcune parti della struttura possa essere poi demolito nel momento in cui appunto l'amministrazione dimostri la proprietà, possa essere demolito a spese del proprietario. Questa è una forma di, cioè mi richiama a quello che accadde nel 58, se ricordo bene la data, quando il ministro dei beni culturali, per garantire, allora ministro dei beni culturali, per garantire la sopravvivenza del Cinema Castello, dette una validità, un'agibilità di 8 anni, di 10 anni, a che appunto poi si potesse ancora
discutere sul problema dell'abbattimento di quel cinema. Altrettanto succede perché è una manovra che mette in condizione di soprassedere momentaneamente sul problema e lasciare la possibilità che la noncuranza, il disimpegno da parte degli amministratori possa in qualche modo lasciare che le cose rimangano in quel modo lì. Direi ancora di più che l'amministrazione comunale ha l'obbligo, nel momento in cui c'è questo documento sottoscritto, ha l'obbligo di dare incarico ad una verifica del diritto di proprietà, che poi è evidente, chiunque si sposta in quel cancello laddove questa amministrazione ha dimostrato disattenzione ai beni culturali attraverso una concessione di Passo Carrabile datato 1997, che nelle riprese abbiamo fatto, è evidente, questa amministrazione ha dimostrato di non attenersi a quello che possono essere le esigenze, le necessità e i desideri del popolo molisano, per di liberare il castello. Ho capito, allora Enzo, vogliamo sintetizzare, anche perché così devono essere chiare le cose. Noi poniamo, attraverso Enzo l'Insalata, tre interrogativi e attendiamo risposte.